la fede come inizio, l'inizio di un cammino nuovo, pieno di luce e di speranza. Noi uomini dobbiamo essere aperti ad essa, non avere paura, non avere altro che nella fede la via. La fede ci illumina nella vita quotidiana di tutti i giorni. Beato il cuore che ha fede e ha speranza in Cristo nostro Signore Gesù, che il Dio mandò, figlio unigenito di Dio, che porta pace a ogni cuore. La fede, per comprenderla, è difficile. La fede per comprendere il senso umano, nel senso umano, ma la fede è un istante di perdono. Se l'uomo, se il prossimo perdona, ha fede, ha speranza, crede nei santi vuol dire avere fede, oppure avere nei santi la loro fede. Se noi tutti abbiamo nei santi, nei beati, dei maestri fondamentali per comprendere il senso della fede. La fede è di tutti i cuori, di tutti gli esseri umani, i credenti cattolici, i protestanti, però, che hanno in Cristo il messaggio d'amore in Dio, la speranza, possono costruire un mondo dove vivere in pace. Noi, un momento in cui la pace viene messa in difficoltà per colpe dell'agire umano, per colpe di ideologie, per colpe per l'ideologia è basata su non avere la forza per vivere in pace. Io penso l'ideologia fa male all'uomo, perché l'ideologia allontana dal bene comune delle volte, e la pace a stessa viene allontanata dall'ideologia, perché si ha paura di affrontare il tema principale, che l'ideologia Ogni ideologia porta, che una debolezza, che porta la debolezza, porta a indebolire la società. L'ideologia, aver paura di confrontarsi, di aprirsi. E la fede ci aiuta invece avere la forza di aprirci all'ideologia, a comprendere l'ideologia, secondo me. Posso sbagliare, ragazzi, cari amici, cari amiche, però la fede ci aiuta a comprendere pure lo sbagliato. Chi sbaglia delle volte sbaglia perché ha paura, ha un'ideologia addosso che è difficile togliere. Si vede il comunismo è basato su non so neanche io come e da dove su cosa è basato. Il comunismo è basato su
tutto loro, non è tutto nostro, tutto loro, di una persona, di un gruppo è il comunismo. Il socialismo, invece, possiamo dire, il socialismo è apertura alla modernità. Secondo me, il socialismo apertura, apre la socialismo, la società, socialismo. Non ne siamo soli più, ma siamo tutti chiamati a migliorare la vita nella società. Nella società, dare il nostro contributo e noi diamo, sconfiggendo le paure, sconfiggendo il comunismo, sconfiggendo ogni timore e ogni aggressione. Io non so niente di geopolitica, io non so niente di geopolitica, Paolo Piccionero non sa so niente di geopolitica, ma sarebbe in grado forse di dire ai politici: dovete pensare meno a voi, ma dovete pensare a tutti noi. Dobbiamo essere tutti noi capaci a collaborare, stare uniti, sì, condividere risorse, come diceva Giovanni Paolo II, condividere, non avere paura, aprirci al domani, non al passato, aprirci al futuro e non all'ideologia, i francesi, i tedeschi, non esiste, no, non esiste uno, esistono tutti, esistiamo tutti. Con queste parole vi auguro una buona giornata.